Visita in Abruzzo per il coordinatore nazionale di Azione Matteo Richetti, visita nelle aziende anche per capire bene in che realtà ci troviamo, che idea si è fatto, anche alla luce in qualche modo dell'idea di sviluppo di questa regione in vista del Recovery Fund. Beh, intanto che è una regione molto simile alla mia, ho trovato tanta modernesità nella meccanica di precisione, nell'innovazione tecnologica, nell'automotive, ma anche in un pezzo di biomedicale fondamentale negli investimenti in ambito sanitario. Il punto è, devo dire però, aziende molto simili in contesti molto diversi, su infrastrutture, logistica, servizi, connessioni, ed è esattamente il punto che dice lei, cioè una regione che deve essere pronta ad utilizzare i soldi del PNRR proprio su quelle due grandi vocazioni, cioè investimenti, infrastrutture, connessioni. Io ci metto più tempo ad arrivare qui che ad arrivare a casa mia a Modena, perché siamo fuori dalla dorsale dell'alta velocità, perché sul ferro ancora bisogna investire. Ma servono amministrazioni locali pronte ad accompagnare le imprese a concretizzare gli investimenti, perché non basta dire ci sono i soldi, non basta nemmeno dire abbiamo un progetto, serve la capacità di dare concretezza e cantierare le opere. Azione nasce per rappresentare un'offerta che guarda la concretezza dei problemi, che se c'è un problema di competenza trova la persona più brava, no? La persona più utile al sistema della politica. E dal contributo importante alla riforma sulla giustizia della Guardia dei Sigilli Marta Cartabia all'attenzione per gli uffici giudiziari periferici e anche quelli abruzzesi. Questo è il punto di vista dell'ex ministro degli affari regionali Enrico Costa. È evidente che c'è stata una norma che risale al 2012-2013 che ha dato determinate disposizioni sul piano nazionale. Noi dobbiamo vedere se quelle disposizioni per quello che riguarda l'Abruzzo siano adeguate, siano ragionevoli. Io penso che non sia opportuno arrivare ad un taglio indiscriminato, perché gli uffici giudiziari, quelli piccoli, rendono non soltanto un servizio di giustizia, ma anche una vicinanza rispetto al cittadino delle istituzioni. Ecco, è importante evitare un accentramento sotto questo profilo, perché l'accentramento significa anche distanza dal cittadino. E altro appuntamento importante per il partito di Azione in Abruzzo dopo la tour di Richetti e Costa, il grande convegno di mercoledì prossimo alla Rum di Pescara con l'ex segretario generale CISL Raffaele Bonanni, ma soprattutto con Carlo Cottarelli. Ho la percezione che i comuni, la regione e le province non hanno oggi dei progetti strategici dentro al cassetto per far fare quel salto di qualità a livello infrastrutturale che manca in Abruzzo, per fare in modo che l'Abruzzo possa tornare a crescere ed essere agganciato alle regioni del nord e non essere risucchiata verso il sud, come purtroppo sta accadendo negli ultimi anni. È una grande opportunità, noi vogliamo sensibilizzare, vogliamo mettere a disposizione del territorio e dei propri attori una personalità come Cottarelli che verrà qui a farci comprendere meglio le opportunità che l'Abruzzo ha in questo momento storico.